Ognuno di noi annualmente consuma circa 2 alberi. Per questo il riciclo di carta e cartone non è solo una prassi virtuosa, ma indispensabile, alla quale la città di Teramo aderisce da tempo e con ottimi risultati. Nel 2021 ogni teramano ha riciclato 72 kg di carta, un dato che ha portato il Consorzio Nazionale Comieco a scegliere proprio Teramo, insieme a Napoli e Firenze, per la carta al tesoro. Si tratta di un gioco a squadre che si terrà sabato 21 maggio al Parco Fluviale del Tordino e del Vezzola per sensibilizzare la popolazione alla raccolta differenziata. Divertirsi per le vie della città alla scoperta di alcune curiosità storiche della città di Teramo, ma soprattutto rispetto ai temi della raccolta differenziata. Questo può permettere ai cittadini di vincere fino a 3.000 euro di buoni spesa. Sono 3 premi, quindi il primo sono 1.500 euro, il secondo premio 1.000 euro, il terzo premio 500. È un momento anche per premiarci rispetto a tutti i sacrifici come comunità che facciamo quotidianamente nelle nostre abitazioni rispetto alla raccolta differenziata, ma sicuramente è un momento in cui imparare e in cui promuovere anche il territorio. Tutti vogliono, possono partecipare. La buona percentuale di indifferenziata a Teramo non basta però a far fare il salto di qualità al territorio nel riciclo dei rifiuti. Sarà dunque importante creare una nuova e moderna impiantistica. Il Comune di Teramo, attraverso la TEAM, ormai totalmente pubblica, mira alla realizzazione di un biodigestore e a una piattaforma per il riciclo di imballaggi. Realizzare un'impiantistica che dia supporto a tutte le attività di riciclo è essenziale. In modo particolare adesso, tra TEAM e MOTE, che sta nascendo insomma, effettivamente una collaborazione finalmente necessaria per realizzare un salto di qualità sul territorio, si sono posti innanzitutto la realizzazione di un impianto di trattamento delle frazioni organiche, quindi attraverso la realizzazione di un digestore anaerobico, e dall'altra la realizzazione di una piattaforma attraverso soprattutto MOTE, che ha un finanziamento specifico della regione, per la realizzazione di una piattaforma per il riciclo degli imballaggi. E questo è molto importante, quest'ultimo programma, in ragione del fatto che diventerebbe la piattaforma pubblica provinciale.